Se cercate una gita o un'escursione senza allontanarvi troppo da casa, questo qui è il video giusto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo sempre a parlare di cosa c'è da visitare in Italia e in questo video per l'appunto parliamo di laghi. L'Italia è ricca di laghi pittoreschi. Anche escludendo i più grandi e famosi, abbiamo molte destinazioni da tenere in considerazione per appunto una gita o un'escursione non lontano da casa, non solo al nord ma anche al centro, sud e nelle isole. Quindi direi di cominciare. Il primo è probabilmente il più famoso ed è il lago di Resia in provincia di Bolzano. Magari il nome non vi dice niente, ma è il lago con il campanile in mezzo, tanto per capirci. È un pochino meno famoso del lago di Braies, ma anche lui quest'anno è stato protagonista di una serie Netflix che ne ha aumentato la fama. Quindi forse è quello che troverete più frequentato nel caso decideste di andarci. Sempre a nord, sempre in Trentino Alto Adige, troviamo il lago di Tenno. È un vero gioiello della nostra penisola, ha delle acque veramente fantastiche, di un color azzurro turchese, e sono tra le acque più pulite in Italia, peraltro. In più si trova in un contesto davvero particolare, sia dal punto di vista naturalistico che paesaggistico, quindi davvero merita una visita. E sempre in Trentino c'è il terzo lago, ovvero il lago di Tovel. Si tratta di un lago naturale situato all'interno del parco della Damello Brenta, che conserva intatta tutta la sua bellezza e delle acque davvero molto molto limpide. Ci spostiamo in Valle d'Aosta con il lago Miage, penso che si dica con la pronuncia alla francese. Si trova a circa 2000 metri sul livello del mare ed è alimentato da un ghiacciaio, da cui per l'appunto prende il nome anche il lago. E le sue dimensioni e il suo colore sono strettamente legate a quella che è l'attività del ghiacciaio, quindi più si scioglie il ghiacciaio più il lago sarà grande e maggiore la quantità di detriti che trasporta appunto il ghiacciaio all'interno del lago, più il colore cambierà appunto in base appunto a questi detriti e a questo limo. Altro lago è il lago di Barcis, qui gioco in casa e se non l'avete visto c'è il video nella playlist che vedete qua sopra, che comparirà qua sopra. È in provincia di Pordenone, per l'appunto in Friuli. È un lago artificiale in questo caso. È davvero molto bello perché ha delle acque davvero di un colore molto particolare e appunto in zona ci sono molte escursioni possibili. Quella che vedete nel mio video è quella da 6 km, quindi l'anello più piccolo. Ce ne sono altre. C'è la possibilità di fare una camminata su un ponte tibetano anche in zona. E in più sul lago potete fare delle attività sportive lacustri, come per addirittura il windsurf o la pesca sportiva un pochino più tipicamente. Ci spostiamo poi un bel po' più a sud in realtà, perché andiamo in Abruzzo, sul lago di San Domenico. Anche in questo caso si tratta di un lago artificiale che è situato nel Parco Nazionale dell'Abruzzo ed è molto particolare perché anche lui ha delle acque color smeraldo ed è molto ricco di fauna ittica, quindi i pescatori saranno contenti in questo caso. Tra Umbria e Lazio, più o meno sul confine, troviamo il lago di Piediluco, che si trova in una zona collinare, quindi un po' più accessibile a tutti ed è anche in una posizione favorevole se volete fare una gita anche alla cascata delle Marmore, che si trova a pochi chilometri dal lago. Ancora più a sud, in Calabria, abbiamo il lago di Cecita, spero che di non aver dimenticato accenti in giro. Appunto è situato nel parco della Sila. Anche in questo caso si tratta di un lago artificiale che attira ogni anno moltissimi visitatori. Passando poi alle isole, abbiamo in Sicilia le Gurne dell'Alcantara, che si trovano in provincia di Messina e sono un gruppo di piccoli laghetti, mi pare 16 più o meno, che sono originati dal rallentamento del fiume Alcantara, per l'appunto. E questa zona potete visitarla tranquillamente tramite un'escursione su un sentiero guidato. Ultimo, ma non per importanza, ci spostiamo in Sardegna sul lago Mularja. Anche questo lago in provincia di Nuoro è un lago artificiale ed è possibile visitarlo sia con una gita in battello sulle sue acque sia tramite i numerosi sentieri escursionistici che ci sono in zona. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vedo la batteria che lampeggia rosso, quindi devo sbrigarmi. Nel caso vi sia piaciuto, per l'appunto, lasciate un bel like e se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella perché arriveranno nuovi video adesso che ha smesso di diluviare anche da fuori.
quindi non solo con questo sfondo. Se avete qualche altro rago da suggerire, lasciatelo in un commento qui sotto. Io ho volutamente bypassato i valaghi più famosi, per l'appunto, come dicevo all'inizio, quindi Garda, Como, Lago Maggiore, che sono quelli più grandi in Italia, ma anche quelli appunto più famosi come il lago Trasimeno, lago di Bolsena, il lago di Braies, per esempio. Quindi se ne avete in ogni caso altri, lasciateli in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure, visto che adesso si può ricominciare ad uscire sia dal Friuli, ma forse anche dall'Italia. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.